taglio del nastro a Costacciaro per il nuovo Museo del Monte Cucco, spazio espositivo già esistente nei locali dell'ex chiesa di San Marco Evangelista lungo Corso Mazzini, che grazie ai fondi del Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria è stato completamente rivisto e ripensato in modo da renderlo più moderno e attrattivo, multimediale e immersivo. Sì, è stato completamente rivisto il percorso museale con un investimento del PSR 2014-2020 importante, perché si parla di 762.000 euro di investimento che hanno consentito di riadeguare questo museo, quindi facendone un museo multimediale, e anche di cambiare tutta l'illuminazione interna della grotta di Monte Cucco. Rimane, diciamo, la storia geologica del Monte Cucco e tutti i fossili paleontologici che c'erano prima, ne rimangono una parte. Oltre a questi viene questi pannelli illustrano quella che è, diciamo, la vegetazione, la fauna del Monte Cucco, insieme a una visita virtuale della grotta di Monte Cucco che è possibile fare tramite visore. A ripensare gli spazi del museo è stato l'architetto Enzo Fontana, il quale nella conferenza che ha preceduto l'inaugurazione ha sottolineato come la volontà dell'amministrazione comunale fosse quella di rendere fruibile a tutti l'esperienza della visita naturalistica, ricostruendo a distanza percorsi virtuali, tematici ed immersivi. Fondamentale da questo punto di vista l'opera per la nuova illuminazione delle grotte, il cui rifacimento da parte di Pierluigi Marchegiani ha rappresentato l'occasione per la produzione di una serie di contenuti tali da concretizzare l'esperienza di visita immersiva che non tutti riescono a fare. Ad occuparsi della comunicazione, della veste grafica e dell'allestimento del museo è stata la società Comodo. Comunque, quello che abbiamo fatto è strutturare l'informazione, il layout, il content design del museo su un processo di reticolarità e non linearità. Il nostro obiettivo era far arrivare un messaggio che fosse chiaro, vero e soprattutto coerente. Infatti le pannellistiche, che sono 16 pannelli informativi, sono organizzati anche seguendo una logica di leggibilità molto chiara. Sono delle grandi titolazioni, abbiamo un occhiello, abbiamo un corpo del testo che risponde spesso ad una domanda univoca. E il tutto è corredato da infografiche e illustrazioni che sono state disegnate ad hoc, proprio per questa identità visiva nuova. Ad esprimere il plauso per il nuovo museo, l'assessore vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, il quale ha sottolineato come tale spazio permetterà di valorizzare ancora di più il patrimonio paesaggistico e ambientale del parco. Il museo sarà visitabile a partire dal prossimo aprile con un biglietto di 5 euro, comprensivo di visita accompagnata. L'inaugurazione di questo museo, un museo multimediale, permetterà di valorizzare in misura ancora più incisiva quello che è il potenziale e il valore del Monte Cucco, del parco del Monte Cucco. E credo che sia la testimonianza di quale cammino si possa portare avanti con determinazione, con creatività, con lungimiranza, perché valorizzare questo straordinario patrimonio ambientale, che trova poi la sua espressione nel parco, nella grotta di Monte Cucco, credo che sia uno dei sentieri da battere proprio per ricreare in queste zone delle opportunità di sviluppo e di crescita importanti.